Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova serie nella quale giocherò a The Guardian Legend, un bellissimo gioco uscito sul primo Nintendo, il NES, nel 1990 giù di lì. Questo qui fu uno dei miei primissimi giochi di infanzia e ci passai interi pomeriggi. Non riuscii mai a finirlo perché era complicato il sistema di salvataggio, tutte queste cose qua. È un grandissimo gioco, alterna delle fasi di combattimento, avventura stile The Legend of Zelda, invece delle fasi di combattimento dove è uno shoot 'em up, in pratica a scorrimento verticale. Ok, questa qui è la trama, iniziamo subito, spero che vi divertiate. Praticamente noi siamo questo aeroplanino qua, in realtà siamo un guardiano, dobbiamo riuscire a salvare il mondo da un'imminente apocalisse dove stanno per arrivare un pianeta alieno pieno di virus e altri mostri che stanno cercando di arrivare sulla Terra. Il nostro compito è quello di riuscire a aprire 10 porte, a sigillare 10 porte, scusate, per appunto prevenire questi alieni qua che possono arrivare sul nostro pianeta. Per farlo dovremo passare in vari scenari, facendo delle fasi appunto da shoot 'em up e alcuni invece dal gioco di ruolo. La cosa bella di questo gioco è che non è lineare, nel senso che i livelli si scelgono con la propria volontà, nel senso che si può scegliere di fare prima una porta, poi farne un'altra, e ogni porta porta a un boss finale con le varie difficoltà che questo ne può comportare. Ci sono molti tipi di armi, per adesso come si può vedere dallo schermo c'è su no use, perché non ci sono armi, mentre quella lì centrale è la mappa. Noi inizieremo dove c'è quel quadrato lampeggiante al centro, mentre sulla sinistra si vede quel quadratino rosso e bianco, lì invece ci sarà la nostra prima porta da sigillare. Le porte poi si apriranno nel tempo utilizzando le chiavi che verranno droppate dai boss di fine livello. Spero che vi divertiate così come mi divertirò io a giocarci, perché questo qua è veramente un gran gioco, merita. Purtroppo non riesco più a trovarlo in giro il mio vecchio Nintendo, il mio vecchio sistema, altrimenti ci giocherei molto volentieri anche collegandolo a Tesla. Ecco, questo qua è il primo boss del primissimo livello. Molto facile da battere, nel senso che non c'è molto pericolo. Ecco, quando vedete queste lucine qua è perché hanno droppato una scatola che potrebbe contenere dei potenziamenti, potrebbe contenere delle ricariche per la vita oppure semplicemente dei punti. Se notate giù in basso dove c'è scritto chip 10, praticamente quelle lì è la nostra unità di potenza. Con degli accorgimenti giusti, dei potenziamenti vari, potremo aumentarli, e aumentando quella barra lì, quel punteggio lì, potremo comprare nuove armi più potenti, potremo potenziare il nostro sparo principale, che per adesso sono solo quei cose azzurre di lunghi, che non è che implicano molto. Adesso siamo già arrivati a 50 chip, mi pare che questo sia il limite fino adesso, finché non troveremo un power up che ci aiuta a potenziarlo. Ecco, il primo boss è quasi andato. Ecco qua, abbiamo finito il livello. Abbiamo guadagnato un punto vita, prima eravamo 8, adesso siamo a 9. E questo qua è la fase di esplorazione, come potete vedere ci si può muovere in tutte le direzioni. Now, if someone is reading this, I must have failed. This is Star Nashu, was at home. But we were invaded by evil fire. Everyone except me was killed. Ok, praticamente sta dicendo che sono stati uccisi tutti e che per proteggerlo dobbiamo riuscire ad attivare il sistema di autodistruzione, giustamente distruggendo i 10 sigilli. Ok, quindi come vi dicevo, è molto random come storia, nel senso che possiamo decidere noi dove andare, però per adesso possiamo andare solo in quel punto là, a sinistra. Ecco, anche durante queste fasi qua di esplorazione ci saranno vari nemici, si potranno trovare dei mini boss che a volte o danno dei potenziamenti in termini di vita, ci potenziano il numero di chip, oppure potrebbero darci delle nuove armi da droppare. Ecco, questo qua sarebbe un sigillo, una porta ci potrebbe portare da varie parti, in questo caso non c'è niente, però possiamo usarlo come una sorta di teletrasporto. Come vedete adesso ci stiamo avvicinando sempre di più al nostro obiettivo. Ok, qui questi qua sono dei nomini piccoli piccoli.
Una cosa molto utile di questo gioco è che se guardate in sotto, in basso, c'è scritto X e Y, sono le coordinate per riuscire a raccapezzarci un po'. Per riuscire, dicevo, a raccapezzarci un po' dove ci troviamo nel mondo di gioco. Per esempio qua siamo nel riquadro di coordinate X e Y, 8, 9. Questo qua, cos'è che ho preso? Ho preso la prima arma. Come potete vedere, in alto a destra, Shot indica il numero di colpi disponibili. Per vedere quanti colpi possiamo sparare, vediamo giù in basso a destra, dove c'è scritto Weapon Power 1 e Use Chip 1. Praticamente questo qua ha grado di potenza 1, perché si possono potenziare fino al grado 4, mi pare, e ogni potenziamento userà diverse chip di potenza. Per sparare basta premere il pulsante B e questo qua è lo sparo, la nostra nuova arma. Come potete vedere, spara determinati colpi al secondo e diminuiscono il numero di chip a disposizione. Si può sparare contemporaneamente con le due armi. Il cuore invece fa recuperare la vita. Allora adesso dobbiamo andare qua, ok. Quindi questo qua sarà la nostra prima... Teoricamente adesso possiamo andare solo in questa zona perché gli altri sigilli sono chiusi. Vi faccio vedere un salto se dovessimo andare da un'altra parte, che ci sono i sigilli chiusi. Ok, questo qua sono le cimici, bastarde. Quello lì rosso mi pare che potenzi il numero di chip a disposizione, infatti adesso siamo arrivati a 100 e come potete vedere anche il nostro sparo è cambiato. Adesso ne spariamo 3-4 alla volta, mentre prima era uno solo. Pare che il massimo di chip sia 1500, mi pare. Ok, questo qua è il rumore del boss, del mini boss di mezzo livello. Ce ne sono vari in giro per il mondo e una volta uccisi, ognuno ha le proprie capacità. Ok, questo qua l'ho ucciso, mi ha dato quest'arma qua. Come potete vedere posso sparare 32 volte perché ha un costo di chip pari a 3. Questo qua non mi ricordo più se è lo scudo. Ok, questo qua è lo scudo, è una specie di scudo. Come potete vedere ci segue e ci fa da armatura protettiva. Cambiando la mappa anche questa se ne va. Ok, come potete vedere qui c'è una chiave a forma di luna. Per poterla... Ops, ho sbagliato il tasto. Rimetto qua. Per poterci entrare dobbiamo avere una chiave a forma di luna, che noi al momento non abbiamo. Vedete dove siamo? Praticamente qua si sblocca la zona del quadrante in basso a sinistra. Quindi per adesso non abbiamo chiavi e l'unica zona aperta è quella lì in alto a sinistra. Quindi adesso andiamo su. E i boss si trovano sempre nella modalità combattimento aereo, tra virgolette, nel senso che ci dovremo trasformare in aereo e poi fare la missione in shoot'em up. Adesso andiamo. Alcune porte si potranno aprire, alcuni corridoi si potranno aprire solo dopo aver fatto determinati movimenti, determinati passaggi o determinate cose. Quindi questo qua si dovrebbe aprire dopo un po'. Questo qua forse bisognava spararli. Dopo un po' si apre, ok. Se si viene bloccati in alcuni corridoi che non si riescono ad aprire le porte, in giro per il mondo ci sono degli omettini blu che ti forniscono informazioni del tipo: per aprire, che ne so, il corridoio 5 devi sparare 15 volte contro la parete. E una volta fatto questo ti si apre la porta. Ok, questo qua sono dei pesciolini. Ecco, quest'arma qua è utile, lo sparo di questa perché in base a dove ci si sta spostando si può sparare di lato, il che è utile. Il fatto che io abbia trovato quest'arma qua mi pare che non sia predefinito, nel senso che la disposizione delle armi si trova a random. Quindi magari potrei averne trovata una delle altre, mi pare che siano 15 in totale. Ecco, adesso ho attivato lo scudo. Lo scudo è utile, ma come potete vedere in basso, i chip continuano a diminuire al ritmo di 3 ogni secondo. Certo, lo scudo è utile perché, come potete vedere, picchia tosto, nel senso che è una bella armatura, i nemici non mi si avvicinano. Poi dove c'è SC è lo score, adesso sono 43.000, mi pare che in ogni intervallo fissato aumentino i punti vita, ti potenzino il numero di chip che si possono avere e viene questo passo. Adesso sono a 46.000, mi pare che a 50.000 aumenta di 1. Prima ero aumentato di un punto vita perché ero arrivato a 30.000 punti. E 30.000 punti è il primo milestone che ti permette di fare aumentare la vita. Adesso sono arrivato a 52.000, ma non è successo niente, quindi niente. Sì. Ok ragazzi, all'inizio è un po' lento come gioco, nel senso che è abbastanza relativamente facile come linearità e come livello in sé. Però più andiamo avanti poi vedrete anche i boss finali che diventeranno tosti più andiamo avanti. Sono dei cavallucci marini che praticamente si muovono in orizzontale e quando la verticale loro è uguale alla nostra sparano in giù o in su, dipendentemente da dove siamo.
Ok. Dovremmo essere quasi vicino al boss. E dopodiché vi saluterò una volta sconfitto il boss, se non perdo ovviamente. Come potete vedere, al chip 100 abbiamo uno sparo triplo. Però come scendiamo a 99, lo sparo torna singolo. Questo perché dipende appunto, come dicevo prima, dal numero di chip posseduti. Ecco, vedete che adesso sparo singolo. Le armi non si droppano dai mostri normali, tra virgolette. O li possiamo trovare come ricompensa per aver ucciso un mini boss, oppure le possiamo trovare in determinate stanze, tra virgolette, segrete all'interno del gioco. Comunque in descrizione vi lascerò il link del gioco su Wikipedia, così almeno se volete informarvi, vedere un po' com'è. Gioco veramente bello, se riuscite a trovarlo in qualche mercatino dell'usato, avete ancora Nintendo a casa, fateci un salto perché veramente merita. Ok, quando la schermata inizia a rallentare è perché ci stiamo avvicinando al boss. Ormai questi qua dovrebbero essere gli ultimi, gli ultimi mostri a protezione del boss. Ho solo 6 punti vita, sto attento. Ci stiamo avvicinando. Dunque, sì, ci siamo. Il primo vero e proprio boss. Attenzione, eccolo qua. Questo qua era il mio preferito quando ero piccolo. A parte che era sempre il primo e io non sapendo come salvare, perché lì bisognava salvare quei codici esadecimali, bisognava inserire tipo 30 lettere, 30 caratteri. Praticamente non riuscivo mai ad andare oltre a un certo punto, perché quando dovevo smettere poi dovevo ricostruirmi tutta la sequenza così e quindi mi scocciavo. Questo qua era il boss più frequente che affrontavo, appunto perché era sempre il primo. Per adesso non è niente di che, dopo ci saranno anche le versioni migliorate che saranno più potenti e altre cose. Questa roba qua ci dà dei punti e ci ricostituisce tutta la vita. Boss l'abbiamo sconfitto e adesso si attiva automaticamente. Abbiamo vinto la chiave, quella con la luna, come potete vedere. E adesso la nostra guardiana ritorna sulla Terra, anzi, o meglio, su questo pianeta. E così facendo abbiamo sconfitto il boss in protezione del corridoio 1, abbiamo vinto la chiave in forma di luna e abbiamo vinto la nuova arma, che come possiamo vedere, si riesco a selezionarla, ok, a costo 3 e praticamente è come lo scudo, solo che questo qui continua a girare in avanti, viene lanciato e non viene distrutto. Come potete vedere ancora di qua, adesso abbiamo aperto la porta giù in basso a sinistra, che come vi ricordate prima aveva sul simbolo della luna, e potete vedere qui a destra sotto key che c'è una nuova chiave a forma di luna. Dove c'è chip max rappresenta il massimo numero di chip che possiamo avere per gli attacchi e per lo sparo principale. Attack e shield invece rappresentano dei power up che potenziano rispettivamente l'attacco e lo scudo, cioè il numero di colpi inflitti e il numero di danno inflitti e i danni ricevuti. Come potete vedere già adesso abbiamo tre scelte da poter fare: andare a sinistra oppure andare giù in basso e proseguire con quei due corridoi. Per adesso, già che siamo qua, andiamo avanti per di qua. Come potete vedere, abbiamo cambiato un po' l'atmosfera, tra virgolette. Prima era molto terrestre come atmosfera. Qua ci sono nuovi boss, nuovi mostri. E man mano si va avanti, diventano sempre più forti, più veloci, più resistenti, e tutte queste cose qua. Qua c'è una freccia e ci dice il percorso da seguire. Adesso sono bloccato. Ok, qui non c'è niente. Qui ci sono questi salterelli qua, sono utili perché se si vuole raggiungere dei punteggi di score per la vita sono molto comodi. Ok, qui forse c'è una nostra arma. Ok, qua c'è un'altra arma che è questa, costa 1 e dovrebbe essere lo sparo doppio. Si faccio vedere qua. Questo qua spara dei raggi, non so come definirli. Praticamente ci permettono di colpire i mostri, sono delle onde ultrasoniche, non infliggono molto, però potendo sparare sia a destra che a sinistra, soprattutto nelle fasi avanzate di combattimento aereo, potrebbero tornare molto utili. Adesso vediamo cosa c'è giù di qua. Qua c'è il boss, ecco, come potete vedere, adesso mi sto andando a incespicare non so dove. Comunque proviamo con questo mini boss e poi vi saluterò. Ah, una cosa, che stando qui si può decidere di andare ad affrontarlo oppure di scappare. Una volta dentro non si può fuggire, se non in alcuni bug presenti, tipo, no, adesso non sono riuscito a trovarlo. Comunque questo qua
è un gambero, un granchio. Ok, abbiamo trovato quest'arma, che questa qui è potentissima, infatti costa 4 e infligge un casino di danni verso tutte le cose che incontra. L'unica cosa è che se ne può avere attiva una alla volta e non di più. Ok ragazzi, spero che questo indottrinamento, tra virgolette, di questo gioco vi sia piaciuto. Spero che continuiate a seguirmi e niente, alla prossima puntata. Ciao ciao.